No, allora sono contentissimo del rientro in campo. Erano 11 mesi che non giocavo. Contento ancora di più per il risultato. Siamo riusciti a portare a casa 3 punti e fare un'ottima prestazione. E mi sento bene. Piano piano cercheremo di aumentare il minutaggio e di tornare a giocare. Come se non fosse successo niente. No, alla fine sono cose che si allenano anche in allenamento. Quindi, no, sono onesto, mi sembrava l'altro ieri che avevo fatto l'ultima partita. Sì, ho giocato in tutti e due i modi, quindi non ho problemi. Ecco, una curiosità, Antei, una Sì. curiosità perché se non vado errato, ci diamo del tu col massimo del rispetto, ci mancherebbe, ti eri fatto male il 29 dicembre proprio contro l'Ascoli, col Benevento, Benevento Ascoli, no? Sì, Benevento Ascoli l'anno scorso. Sono onesto, lo sai che non ci avevo neanche pensato oggi. Ah. Meglio così, dai. Complimenti. Grazie. Ah, buonasera. Quello là, onestamente, non saprei dirlo, però abbiamo raggiunto, eravamo una squadra più quadrata, più aggressiva. Logicamente le prestazioni arretrate ci hanno dato, diciamo, una mezza svegliata. Non potevamo continuare così. Spero il prima possibile, anche dalla prossima magari, non lo so. Luca, buonasera. Francesco Paolo Salviani del Buonasera. Pino News. Possiamo dire che tu sei uno, tra virgolette, sia oggettivo che appunto esterno e interno in questa squadra, no? Purtroppo per il tuo infortunio, ma cos'è cambiato soprattutto secondo te con l'avvento di Mister Breda? Perché abbiamo visto un Pescara totalmente diverso rispetto a Pordenone. Non so cosa sia cambiato. Sicuramente eravamo una squadra, siamo stati una squadra molto più compatta e molto più aggressiva sotto alcuni punti di vista. A livello di pressione abbiamo fatto un pressing per 90 minuti e abbiamo cercato di limitare a loro molto di più le giocate. Abbiamo cercato di prenderli atti già dal primo minuto e alla fine ci ha dato ragione.